Abbiamo fatto una piccola deviazione per raggiungere Reka Cernojevica, credo si pronunci così, un piccolissimo villaggio, una settantina di case, un centinaio di abitanti, ma qui troviamo le tracce del passaggio dei grandi protagonisti della storia del Montenegro. In realtà siamo venuti qui perché questo è il punto terminale del grande lago che dal punto di vista naturalistico sicuramente rappresenta una delle evidenze maggiori, principali di questo paese. Sì, questo è uno dei due affluenti del lago di Scutari. Scutari in italiano, Skadar in montenegrino e Skodar in albanese, perché il lago, che è il più grande della penisola balcanica, è per un terzo in territorio albanese e per due terzi in territorio montenegrino. È un parco nazionale ed è un'area tra le più importanti di tutto il Mediterraneo, perché rappresenta un po' la cerniera tra l'Oriente e l'Occidente. Qui si trovano specie a prevalenza orientale ed è un'area di nidificazione, di passaggio per circa 280 specie di uccelli. Diciamo che proprio qui passava il confine tra l'impero romano d'Oriente e quello d'Occidente, in fondo oggi è ancora così. Proviamo a leggere questa natura straordinaria, questo lago con tutte le sue presenze, con tutte le sue caratteristiche e con le specie endemiche invece con quelle di passaggio. Un lago grandissimo che ci riporta alla mente sempre un dato fondamentale in questo paese, la presenza dell'acqua, l'abbondante presenza dell'acqua. Sì, qui siamo in una zona carsica. Queste montagne che circondano il lago sono praticamente una groviera, ci sono migliaia di grotte, migliaia di centinaia di doline e il lago è una depressione in questo ambiente carsico, è stato riempito dagli affluenti perché sul fondo sono depositate dei terreni che non permettono il passaggio dell'acqua, che mentre negli ambienti carsici continua a defluire e scava la roccia. E gli affluenti hanno scavato all'interno delle montagne e il lago ha un andamento estremamente sinuoso nelle due sue parti più settentrionali e poi si allarga e in alcuni punti diventa paludoso. Quelle sono le zone più ricche di avifauna, più ricche dal punto